poi c'era questo scorcio che è sempre stato qua, mai notato, fino a che non ci siamo resi conto che poteva essere quello squarcio nel buio nero di una copertina di un disco nero come Alaska. Alaska sicuramente ci ha fatto capire che il pubblico che avevamo maturato durante il tour di Hubris era affezionato e coinvolgeva altra gente, e quindi non abbiamo pensato ce l'abbiamo fatta, abbiamo pensato forse possiamo iniziare a vivere di musica. E quindi questa roba qua si è iniziata a insinuare in noi, perché effettivamente comunque alla fine di quell'anno lì noi, nonostante facessimo ancora molti di noi in università e chi aveva dei doppi lavori, cose così, comunque noi alla fine di quell'anno abbiamo iniziato a vivere di musica. Si può fare, si può fare. Ovviamente se non lo vuoi fare con tutto te stesso, abbandoni dopo tre giorni. C'hai anche quella sensazione di dire faccio quello che volevo fare da quando ero appunto un teenager, un ragazzino. E i lati negativi però ovviamente ci sono, e sono proprio l'esatto rovescio della medaglia, ovvero anche un po' questa consapevolezza dell'incertezza che contraddistingue un po' la tua vita, no? Il non sapere magari veramente il mese prossimo che entrate avrai, banalmente, oppure non sapere se il prossimo disco che stai scrivendo andrà bene o se andrà così male che devi tornare, non so, a lavorare o a studiare o quello che è. Il tour di Grand Finale era il tour di chiusura del ciclo di Alaska. Si chiamava Grand Finale perché voleva essere una festa insieme al pubblico che ci segue. E sentir cantare una marea di persone insieme, no, non ho mai più paura, è bello. Cioè, uno dei momenti dove tu sai, puoi dar per scontato di non cantare. Grand Finale è uno dei pezzi più particolari della storia dei Fask, per come è stato pensato da subito, no? Mi piace pensare che sia anche un po' un unicum della nostra discografia. Noi abbiamo avuto sempre una certa fissa per le scalette dei dischi. Ci è sempre piaciuto collegare i pezzi, quindi proprio fare che l'outro di un pezzo diventasse poi l'intro di quello dopo. Per noi i dischi sono percorsi, cioè li ascoltiamo e li scriviamo come negli anni 70 probabilmente, però è un percorso e quindi l'ultimo pezzo è il punto di arrivo, sempre. Per me come inizia e come finisce un disco mi dice quali sono le coordinate da cui è partito e dove atterra. Il disco in cui abbiamo pensato ce l'abbiamo fatta per la prima volta, secondo me ancora deve uscire. O che ce l'abbiamo fatta, ma chi lo pensa che ce l'abbiamo fatta? Fai musicista in Italia? Se pensi ok ce l'abbiamo fatta, sei un po' un coglione. Non so se l'abbiamo mai detto fino in fondo, però sì, c'è stato il tour dove appunto suonavamo nei localoni, ma suonavamo anche nei locali chiusi dentro al locale a chiave, dormendo sui tatami, in una palestra dismessa. Di base chi è nella nostra condizione non ce la fa mai, sei sempre nel vento. La frase dei concerti dei Fask è nata nei primissimi tour, quando il nostro nome è così impronunciabile e inricordabile. Animali veloci, bambini lenti, tradotto in inglese, Fast Animals and Slow Kids, osceno. E successivamente ci siamo resi conto che nessuno lo capiva. Salve a tutti, come vi chiamate? Fast Animals and Slow Kids. Come? Come si chiamano? Non ho capito. Ho capito che era arrivato il momento di spiegarlo. Noi 10 volte a concerto ripetevamo quella frase, così che alla fine 5 persone che erano lì a guardarci, 2 almeno se lo ricordavano. Salve a tutti, noi siamo i Fast Animals and Slow Kids, veniamo da Perugia. Non ho più fede.
agli amici più grandi, a tutta la terra, a chi ho perso per strada, a me che sono un represso, a te che mi hai reso tale, a voi felici nel fango, a noi disillusi e tristi, al nostro futuro vestito di stracci.